Inizia Bacca Cras, Follonica, Faisanella, Naro, Breganze, valida appunto per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Tiene Riccardo Ognata, dato in avanti, c'è il gol di Alvaro Borja Jiménez. 50 secondi, contropiede, il Breganze è già in vantaggio 1-0. In squadra un argentino, Esteban Facundo, dato il gol! Partita scoppiettante in questo avvio, 3 minuti e 13, Davide Banini mette dentro l'1-1. Il lancio davanti a Banini, affrontato, messo giù da Dal Santo, lo ha spinto, e rigore, rigore per il Follonica. Dal... parte Fede Paglini, gol! Il vantaggio del Follonica, ribaltata la partita per Federico Pagnini, quinto gol in campionato, 2-1. Menez, lo scarico poi in area e c'è il gol di Alvaro Borja Jiménez. Il passaggio al centro, ma è sembrato di Facundo. Jiménez l'ha messa nel sacco, 2-2. Tra la Coppa Italia, quindi il Follonica vuole blindare. Intanto rigore, rigore, perché Dal Santo ha stoppato la pallina con il pattino, ha bloccato lì, mi è sembrato, insomma, l'arbitro Bonuccelli ha fatto segno, se aveva messo il ginocchio in terra Dal Santo, quindi questo è un fallo che ha bloccato la pallina. Intanto Pagnini, gol! Nuovamente Fede Pagnini all'incrocio, 3-2 Follonica. Beh, finalmente, insomma, i rigori di Follonica che è in difesa, però qui bisogna che si capiscano, perché un arbitro ha fatto chiaramente cenno di aver preso la pallina, l'arbitro che era a 50 metri ha detto che ha preso la stecca. Loro sono in pista, devono decidere. Tutto pronto? Va Mattia Cocco, gol! 3-3. Anche in questo caso conclusione all'incrocio dei pali. Non era in perfetto equilibrio, intanto poi è andato ad agganciare Stefano Paghi, mentre arriva un cartellino blu per Cocco. Mattia Cocco si è beccato il cartellino blu per il gancio. Parte Marinho, Rodriguez, conclusione, gol! Ma che bomba di Marinho Rodriguez, 4-3. Mattia Cocco in area e c'è il gol! Il pareggio di Oriol Vives, si mischia azione manovrata, poi la pallina praticamente accanto alla porta, Oriol Vives l'ha messa nel sacco, 4-4. Interessante, sempre più equilibrata, insomma, una squadra. Follonica passa in vantaggio e subito dopo comunque, e c'è il gol, ancora il gol, ha fatto tutto Davide Banini, è uscito da dietro porta, diagonale incrociato all'incrocio dei pali, 5-4. Fratello di Giulio, che quest'anno è passato, e il pareggio di Oriol Vives, la pallina era a centro area, forse c'era anche un rigore, è arrivato Oriol Vives e l'ha buttata nel sacco, 5-5. Sempre però del Breganze, ultimi 10 secondi, blocca tutto, non c'è fischio, si lamentano i giocatori del Follonica e poi finisce la partita. Stefano Paghi era andato giù, non se la sono sentita di fischiare la punizione. Finisce dunque 5-5 al Capannino.